Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per portarvi un vlog e come avrete ben letto dal titolo, sì, oggi monterò Tito. Sarà in realtà la quarta volta che lo monto e l'ho montato venerdì, sabato, domenica. Ieri che era lunedì ha fatto pausa, oggi appunto lo muovo e lo monto. E niente, quindi vediamo come va oggi. Spero vada tutto bene e niente, quindi adesso andiamo a prenderlo e prepararlo. Ok, quindi io ho preso tutto il necessario, mi manca solo la sella che devo portare dietro. E allora ho la capezza 1, che è questa, e poi capezza 2, che è questa nera, che la uso come testiera. Ecco, come vedete, questa è una semplicissima capezza con i nodi, capezza in corda, e qui abbiamo un anello e qui c'è l'altro. Poi c'è la lunghina attaccata che non posso staccare, non so se riuscite a vederla. E adesso andiamo a metterla qui, accanto all'arena, così almeno quando finisco di girarla la corda è già qui, insieme alla corda e a tartaruga e cap. Eccomi, quindi qui c'è l'alla nel box e l'ho messa dentro giusto un paio d'ore. Eccola qui. Ok, perché appunto mi serve l'arena e lei è là a dormire la notte, perché è un paddock in realtà, però io lo uso come arena. E quindi l'ho messa dentro giusto un paio d'ore perché stamattina ho mosso Mia e adesso appunto devo muovere Tito. E inoltre comunque fa troppo caldo per lasciarla fuori perché non ha neanche un riparo, non ha proprio un filo d'ombra, quindi preferisco stare dentro. E niente, quindi qua ho il sottosella nuovo che mi è arrivato praticamente in periodo natalizio perché l'ho vinto a un giveaway e l'ho usato appunto solo due volte con Tito e poi il sottopancia che gli ho comprato. Thank you.
Eccomi con un voiceover per spiegarvi quello che sto facendo con Tito e perché lo faccio. Per chi non mi conoscesse, Tito è un puledro di 3 anni ed è il primo puledro con cui ho lavorato, con cui sto lavorando, il primo puledro che ho iniziato a lavorare da sella, perché con gli altri con cui sto lavorando stiamo ancora facendo tutta la parte di lavoro da terra. Quindi, appunto, Tito è il primo puledro con cui sto lavorando da questo punto di vista. Prima di montarlo lo giro la corda semplicemente perché appunto è un puledro, ha 3 anni e voglio lavorarlo un attimo prima di salirci e anche perché in questo modo si riscalda. Come ho detto all'inizio del video, questa è stata la quarta volta in cui l'ho montato. Se non ricordo male, questo era il martedì, l'ho montato per la prima volta il venerdì, sono salita con mia mamma e ho fatto semplicemente un paio di giri con lei che me lo teneva. Il sabato abbiamo fatto un lavoro simile e la domenica abbiamo fatto per la prima volta il primo giro di pista da soli. Questo appunto era il martedì, quindi il lunedì è stato fermo. Come potete ben vedere ha già fatto enormi miglioramenti, parliamo di un cavallo che non è mai stato montato e ha solo fatto 3 giri di pista con qualcuno che lo teneva alla longhina, quindi questa è stata la prima volta in cui abbiamo lavorato totalmente da soli. Deve ancora trovare il suo equilibrio, quindi è un pochino instabile, però non è assolutamente un problema. Come potete vedere, lo sto montando in capezza. Non voglio introdurre il filetto finché il cavallo non è preciso e non conosce perfettamente le basi del lavoro in piano. Qui stiamo iniziando a girare, sto iniziando a mettere le direzioni, fa un pochettino fatica a capire, però non è assolutamente un problema. E qui abbiamo fatto il nostro primo wow, è stato molto molto bravo. Una cosa che ci tengo a sottolineare, non sto badando molto al mio assetto, semplicemente perché voglio aiutare il cavallo il più possibile a capire ciò che gli sto chiedendo. Quindi tengo le mani molto in avanti, sto esagerando tutti i miei movimenti semplicemente perché voglio aiutare il cavallo a capire. E qui siamo nell'angolo dei mostri perché non so che cosa vedesse, però non ci voleva proprio passare. E infatti abbiamo lavorato un pochino su questo. E qui potete vedere che si è un po' inchiodato, però appunto qua si è subito sbloccato. Una carezza perché è stato molto bravo, infatti potete vedere che si è rilassato. E qui ritorniamo nell'angolo, cerchiamo di fare una specie di circolo, oppure mi sa che stavo cercando di fare un cambio di mano, sì, probabilmente, sì, stavo cercando di fare un cambio di mano e qua ci siamo persi un po', però non è assolutamente un problema perché come vi ho detto il cavallo è stato montato solo 4 volte, questa è la prima vera volta, possiamo dire la prima vera sessione a tutti gli effetti. Però direi che non è andato per niente male. Qui stiamo cercando di fare un circolo e stiamo ritornando nell'angolo.
devo dire che a mano destra è molto più sciolto, molto molto più facile farlo girare, mentre a mano sinistra è molto molto duro. Però vi posso dire che ci abbiamo lavorato in questi giorni, perché dopo che ho registrato questo video l'ho montato ovviamente altre volte e sta già andando molto molto meglio. Qui gli ho lasciato un po' di redini lunghe. E qui facciamo un diagonale. Questo è stato il nostro primo circolo a questa mano. È stato davvero molto 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 bravo e soprattutto molto più morbido rispetto all'inizio, infatti ho deciso di farlo a mano sinistra apposta per vedere, di cercare di farlo rilassare un attimo e riuscire a scioglierlo un pochino, infatti è stato molto 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 bravo. Una cosa che riguardando il video mi sono accorta che non ho fatto è stato aiutarlo un po' di più con tutto il mio corpo invece che solamente con le mani. E inoltre qui ho iniziato a introdurre anche la gamba esterna per girare. Abbiamo fatto tantissimo lavoro alla terra e ho notato che appena mettevo la gamba lui subito si spostava, quindi ho deciso di introdurre subito anche la gamba esterna appunto per girare. Qui potete vedere un alt fatto abbastanza bene, devo dire, calcolando che è stato il suo terzo alt in tutta la sua vita. Qui ho provato a fare un back, è stato il suo primissimo back da sella, infatti potete vedere che è stato un pochino traballante, però è stato molto 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 bravo, sono davvero molto soddisfatta. Qui abbiamo provato a fare un po' di flessioni, cose che abbiamo fatto solo da terra ovviamente, e ho voluto provare anche da sella. E alla fine ho mosso un pochino le gambe per farlo desensibilizzare un attimo e poi sono scesa e l'ho distellato in arena e l'ho liberato, così si è rotolato, ho mangiato un po' di erba. Molto più o meno abbiamo dato una spuntata, poi quando arriva mia mamma farà lei, vero? Farà lei. Non è male, non è male. Beh dai, non è proprio male. Sembrava molto peggio prima. Ciao. 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 Mi si è scaricata la batteria della videocamera, tanto per cambiare, perché mi dimentico sempre di caricarle prima di fare i video, quindi dovrò proseguire con il cellulare. In realtà il video sarebbe concluso. Però Daniele mi ha appena detto se domani andiamo a fare una passeggiata. E qui c'è Tania. Guardate, ho tagliato la criniera anche lei.
in questi giorni sto rovinando le criniere. No, in realtà sono tutte rovinate, allora io taglio tutta la parte rovinata. Comunque stavo dicendo, mentre sto cercando di chiudere il cancello, che appunto... Ok, Daniela ha appena detto se domani andiamo a fare una passeggiata e visto che è da mesi che non monto Lalla, direi che è il caso se la monto un pochino prima. E probabilmente vi chiederete perché la monti se dici che è in pensione. La cavalla è in pensione perché non lavora più, però comunque per andare a fare una passeggiatina ogni tanto, se ci voglio salire 2 minuti, posso benissimo farlo perché la cavalla è super in forma. Quindi domani andiamo a fare una passeggiata e adesso la monto un attimo. Già, Lalla. Nanna. La mitica e leggendaria Lalla. Ciao Lalla, sai che manchi un po' ai tuoi fan, amore. Manchi ai tuoi fan, eh? Di ciao. Ciao. Ciao fan. Vai, mettiamo questo qui così non ci dà noia. Thank you.
Red. Vieni, Red. Ciao, Reddino. Ciao, Red. Ciao, Red. Adesso devo sistemare tutto questo casino. E poi posso andare in casa a mangiare perché ho fame. Red. Seduto. Bravo, Red. Bravo, Red. Tutta piena di polvere, di lalla. Le mie mani molto belle come sempre. Barton? C'è Barton che sta correndo come un matto. Non ce la fa più. Barton. E adesso arriva l'altra. Adele! Adele! Adesso siamo molto 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 arrabbiate perché abbiamo messo la coperta, acerrimo nemico di Lalla, la coperta. Quindi siamo molto molto arrabbiate. Però siamo vecchie, quindi la notte dobbiamo metterla. E qua si è scucito. Metti a fuoco che qua si sta scucendo tutto. Perfetto, bello. Criniera fatta ieri. Io direi che siamo giunte alla conclusione di questo video un po' particolare. Domani, se usciamo in passeggiata, farò un video con la GoPro. Quindi non dimenticatevi di attivare la campanella se ancora non l'avete fatto, per non perdervi il video della passeggiata e ovviamente i prossimi video anche con Tito, perché vi terrò ovviamente informati sui progressi che faremo. E niente, Lalla si sta guardando in giro. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, non dimenticatevi di lasciare un pollice in su, lasciare un commento, iscrivetevi al nostro canale se ancora non l'avete fatto. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!